Noi abbiamo aiutato l'Italia a uscire dal problema della pandemia, stiamo aiutando l'Ucraina, noi abbiamo una banca in Ucraina, sono 100 persone che ci lavorano, le filiali sono rimaste aperte, aiutano gli ucraini, ma i familiari delle persone che lavorano nelle filiali sono stati spostati nei paesi vicini dove abbiamo altre banche, alcuni sono venuti fino in Italia. E quindi questa è la dimostrazione che si può essere concreti nel dire che si lavora per le comunità nelle quali si è presenti. Gli italiani vogliono rinascere, sono stufi di stare chiusi in casa per la pandemia, vogliono trovare nuove strade per far fronte ai rischi, ai problemi che nascono dalla guerra che si è sviluppata in Europa. E questo chiama a raccolta la capacità di innovazione degli italiani e in particolare del Mezzogiorno, che è fortissima. Quindi noi come prima banca del Mezzogiorno vogliamo mettere a disposizione le capacità finanziarie laddove invece ci sono le capacità di intelligenza e di azione delle persone del Mezzogiorno. La banca deve usare le nuove tecnologie, deve aiutare le persone a valorizzare le proprie capacità attraverso l'uso delle nuove tecnologie, quindi la banca deve andare a casa delle persone attraverso il funzionamento a distanza, ma per fare questo ha bisogno di giovani che sappiano far funzionare queste nuove tecnologie, quindi a loro offriamo delle prospettive di lavoro e anche di apprendimento perché affinché possano creare le nuove professionalità.